Nei musei è quasi sempre vietato fare fotografie, specialmente con il flash, e spesso la motivazione che viene data è quella che la luce molto intensa potrebbe danneggiare le opere d'arte. Ma è realmente così? Il dottor Martin H. Evans dell'Università di Cambridge ha raccolto ed analizzato diversi studi ed ha provato a capire se effettivamente la luce di un flash può danneggiare un dipinto. Partiamo dagli standard. Le illuminazioni standard nelle gallerie d'arte sono 800, 200 e 50 lux, per gli oggetti poco sensibili, normali e molto sensibili alla luce. Per capirci, calcolate che in una giornata di sole all'aperto, una zona non colpita direttamente dalla luce solare subisce un'illuminazione che va dai 10.000 ai 25.000 lux. La National Gallery di Londra, ad esempio, illumina tutto a 200 lux, a meno di oggetti particolarmente sensibili. Ed è anche importante sapere che tutte le luci hanno un filtro contro i raggi UV. Nel 1995 David Saunders della National Gallery di Londra fece uno studio pratico. Espose per vari mesi pigmenti di vario tipo a dei flash emessi ogni 7 secondi da un flash semiprofessionale. E arrivò alla conclusione che lo stress da luce provocato non era molto diverso da quello dell'illuminazione normale a 200 lux su uno stesso periodo di tempo. Il dottor Evans, nella sua analisi, comunque considera questo studio piuttosto datato. Il motivo è presto detto. Le macchine fotografiche moderne hanno una capacità di scattare anche con luce molto bassa, necessitando quindi di flash molto meno potenti. Ed anche i flash degli smartphone rientrano in questa categoria. Molti fotografi hanno quindi suggerito che se si volessero prendere in ogni caso delle precauzioni, si potrebbe tranquillamente compensare spegnendo le luci della galleria qualche minuto prima ogni giorno, o vietando l'uso del flash solo per le opere più fragili, o quelle più famose che attirerebbero molte fotografie. Ma se effettivamente il flash non danneggia le opere, come mai è quasi sempre vietato? Le motivazioni sono diverse e quasi tutte legate alla sfera del buon senso, come ad esempio il rispetto per gli altri visitatori. Essendo le gallerie in genere poco illuminate, il flash potrebbe dare molto più fastidio alle persone che alle opere. Oppure alcuni sensibilissimi sistemi d'allarme potrebbero scattare. O ancora, e questo riguarda la fotografia in generale, potrebbero esserci opere ancora coperte da copyright, immortalabili quindi solo in accordo con l'artista in persona o con chi ne detiene i diritti. Se questo video vi è piaciuto, mettete like e condividetelo. E se volete approfondire l'argomento trattato, trovate dei link in descrizione. Ah, mi raccomando, iscrivetevi al canale e seguiteci su tutti i nostri social.